Eccoci qua con un nuovissimo video. Io sono Natasha, ma potete trovarmi su Instagram con il nome di StudyBlack2.0. Bentornati ragazzi con un nuovissimo video. Allora, nel video di oggi volevo mostrarvi quella che è una mia top 5 degli astucci che secondo me sono i migliori fra tutti e che secondo me dovreste avere, perché sono comodissimi da portare in università e anche molto comodi per portarsi dietro tutto il materiale necessario per lo studio. E quindi direi di partire con il video. Allora, il primo astuccio che voglio mostrarvi è sicuramente, vabbè, Jumbo, questo astuccio della marca Zipit, bellissimo. La particolarità di questo astuccio risiede nella cerniera, perché è un astuccio fatto interamente con una cerniera unica ed è della collezione dei mostriciattoli, perché come potete vedere dagli occhietti e dai dentini in teoria dovrebbe essere un mostriciattolo capientissimo. Ci sta dentro davvero il mondo, infatti lo sto utilizzando in quest'ultimo periodo e lo porto spesso in biblioteca o in università quando devo fermarmi a studiare, perché ci sta il mondo, non sto scherzando. Detto questo, è davvero super carino, comodo, perché non è rigido. Io preferisco gli astucci morbidi che diciamo si modifichino in base agli oggetti che ci stanno al loro interno. Infatti gli astucci rigidi diciamo che non mi dispiacciono, però se dovessi scegliere tra astuccio rigido o astuccio diciamo morbido, preferisco un astuccio morbido. Questo astuccio l'ho pagato 10 euro, costava 9 euro e qualcosa. Li potete ancora trovare sia della collezione mostriciattoli che della collezione classica, nel senso che non hanno gli occhietti e i dentini, ma secondo me mostriciattoli sono molto molto più carini. Secondo astuccio che voglio proporvi, e questo lo trovate ancora, ne sono sicura, su Amazon si può trovare, e sto parlando dell'astuccio valigetta. Questo qua si chiama astuccio utro. Vi lascio il link di questo astuccio sotto in descrizione. Potete trovarlo in diversi colori. Io ho scelto questo. Questo colore non è segnato come rosa, perché come potete vedere è un rosa chewing gum, ma in realtà è segnato come se fosse un color rosso corallo. E infatti io pensavo di averlo preso appunto rosso, invece mi è arrivato rosa. Quindi questa diciamo è stata più o meno la fregatura di questo astuccio. Però è super comodissimo e capientissimo. Ok, rispetto a quelli un po' più piccoli, diciamo che trova difficoltà nel stare dentro una borsa o uno zaino abbastanza pieno di libri e magari anche di borsa per il pranzo. Sicuramente questo non è comodo sotto questo punto di vista, ma è comodo per la capienza e quindi nel caso in cui dobbiate andare in università a studiare o in biblioteca o qualsiasi altro posto, dovete portarvi dietro l'intera scorta di evidenziatori, di tratto pen, di matite, di penne colorate. Vi capisco, perché anche io sono così, e infatti questo astuccio lo uso per questo motivo. Allora, l'astuccio ve lo faccio vedere all'interno, ma ho già fatto tanti video a riguardo. Allora, si compone di una prima parte dove ci sono delle taschine e una tasca con la cerniera, con questa retina, nella quale solitamente metto dentro tutte le scorte delle penne che sto utilizzando, perché non si sa mai che si scarichi la penna, e io lo so perché mi si è scaricata più di una volta quando ero all'università a prendere appunti. Poi abbiamo questo diciamo scompartimento dove si mettono dentro, come potete notare, pennarelli, matite, penne, e questo è già cucito, quindi lo trovate già attaccato. Ecco dove erano i giotto glitter. Ma anche voi capita che vi dimenticate dentro gli astucci, non so, penne, pennarelli, evidenziatori, e dopo un mese vi chiedete che fine abbiano fatto? Ecco, a me succede spesso. Come potete vedere, questa parte è diciamo abbastanza capiente, perché guardate quanto è profonda, ci sta, per dirvi, questo temperino, il bianchetto, evidenziatori vari, ci sta davvero il mondo. Però come potete notare, qua c'è una parte in velcro, e questo perché ci sono altri due scompartimenti uguali a questi che si possono, diciamo, chiamiamole sezioni che è più corretto, che si possono attaccare a questa parte in velcro. Non lo faccio io perché preferisco avere questa parte tutta vuota, completamente vuota, così che possa portarmi dietro molta più roba rispetto al caso in cui dovessi applicare le altre due sezioni. Altro astuccio che voglio consigliarvi, e molti di voi l'hanno trovato e acquistato, si trova da Tiger, e sto parlando di questo astuccio con il cernierone. Ho scelto questi due colori, il rosa maialino e questo azzurro sul violetto, carinissimo. Vi consiglio questo astuccio perché è stra capiente, ragazzi. Guardate, qua ho ritirato delle cose che non mi stavano nei cassettini, e come potete notare ci sta davvero il mondo. Non si è mai scucito, non si è mai rotto o rovinato, quindi secondo me 4 euro, perché costa 4 euro, sono spesi bene per questo astuccio.
Ok, passiamo al prossimo astuccio. Anche questo potete trovarlo tranquillamente da H&M, con però diverse stampe. Più che astucci sono bustine per il trucco, ma che io uso come astucci. E sto parlando di questa bustina qua. Ne ho di altri, ne ho un'altra con un'altra stampa, però questa è la mia preferita ed è quella con i gatti sirenosi. Guardate che carini che sono! A parte i colori che sono bellissimi, questa combo di colori azzurro, viola e rosa, ma è anche troppo carino il disegno proprio del gatto con la coda da sirena. Questi astucci li potete trovare da H&M al prezzo di 4€, 3,99€, e io li ho utilizzati spesso, non che non li utilizzi più, solo che ultimamente sto utilizzando una diversa tipologia di astuccio, ma anche questa davvero per il prezzo che ha, che costa pochissimo, vale la pena avere. Io ho anche quella con le emoji, ci sono anche quelle con le patine fritte, con gli unicorni, con i gatti, davvero sono carinissime queste bustine qua. E l'unica pecca che hanno è il fatto che, come potete vedere, la parte che dovrebbe essere trasparente, dopo un po' che viene utilizzata, diventa un po' opaca. Ultima tipologia di astuccio è per chi invece, che gli astucci abbastanza capienti e grandi, voglia portarsi dietro un astuccio un po' più piccolo ma carino e che allo stesso tempo sia abbastanza capiente per la misura che ha. E sto parlando di questo qua. Questo astuccio olografico bellissimo l'ho fatto vedere anche in un video recente ed è un astuccio che potete trovare, e c'è tuttora, da H&M al prezzo di 7€. Costa un po' di più rispetto a quello della bustina che vi ho fatto vedere prima, più che altro per diciamo la qualità, perché questo materiale qua è sicuramente molto più duraturo e si rovina meno rispetto a quello della bustina, tralasciando il colore che è spettacolare, ma è, nonostante la grandezza, molto capiente per appunto la dimensione che ha, e io lo sto usando tantissimo da portare all'università per prendere gli appunti, ed è comodissimo da portare soprattutto dietro la borsa se utilizzate magari la borsa, magari avete anche solo, non per dire, 2 ore di corso o una lezione sola, vi portate dietro lo stretto indispensabile e questo astuccio sicuramente fa al vostro caso. Quindi ragazzi, questa era la mia top 5 degli astucci migliori che io ho, e ovviamente non sono solo questi gli astucci che ho, ma ne ho ben 16, li ho contati prima, 16-17 se non ricordo bene, e sì, sono pienissima, lo so ragazzi, ovviamente senza contare quelli che ho ritirati lì in alto, che utilizzavo alle superiori. Sì, sono piena di astucci. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like qua sotto, e vi ricordo che potete trovarmi su Instagram, il link ve lo lascio sempre qua sotto in descrizione. Prima di finire il video però voglio andare a prendere un post che avevo messo nel community di YouTube, che è esattamente questo post qua, dove diciamo vi chiedevo, dato che siete sempre molti a chiedermi di essere salutati e io mi dimentico sempre, strano, scriva qua sotto chi vuole essere salutato nel prossimo video. Siete stati in tantissimi, quindi adesso farò un elenco di tutte quelle persone che vogliono essere salutate e che saluto con piacere perché mi seguite sempre. Quindi saluto Giulia, Lucrezia, Federica, Azzurra, Giulia, Claire Fashion, spero di aver pronunciato correttamente, Emma07, Maria Francesca, Roberta, Ilaria, Federica, Sonia, Gaia, Robis World, Martina, Kim, Vittoria, Arianna, Simona, Elisa, Vanessa, Alice, Esther, Antonia, Chiara, Giulia, Livia, Martina, Natasha come me, complimenti per il nome, Denise, Giulia, mamma quante Giulia che ci sono, Luca, Giulia, Monica, Giada, Giulia, siete davvero in tantissime ragazzi. Allora, Antonio, Alessandra, Sara, Valentina, Giada, Leonardo, Sciala, Ilaria, Sara, Giuseppe e Giuse24. Prima che poi pensiate davvero che mi si inventate delle cose e nomi, sono tutti iscritti qua sotto e eravate tantissimi. E vi voglio ringraziare perché siete davvero sempre in tanti ad aspettare i miei video, a guardarli, ad apprezzarli, e mi sostenete davvero in tutto, e sono davvero felicissima anche di essere un punto di riferimento per molte persone. E niente, detto questo, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao!